Recensione del Brondi Energy 4G. Prima di fare la recensione, specifico che non ho il telefono in questione in mio possesso, quindi mi vedrò costretto nel trasmettervi una recensione sulla base di ciò che eventualmente possiamo ritrovare nel grande web, fornendovi anche però una eventuale, chiamiamola, aggiustatina tecnica in più. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili. Il Brondi Energy Star 4G, o meglio, il Brondi Energy 4G, è un telefono che possiede la tecnologia wireless. Ha uno schermo da 3 pollici, non è molto grande, ha la tastiera che possiede ovviamente i numeri, ma non è una tastiera molto grande nei numeri, quindi per chi è anziano non è molto indicato, e ha già diverse applicazioni che si trovano preinstallate. Quali sono queste app? Sono WhatsApp, sono il Meteo, il convertitore di monete, quindi il convertitore della valuta, e ad ultima, ma non per questa di minore importanza, Skype. Troviamo all'interno però anche un browser. Il browser vi ricordo che è quel programma che ci serve per andare a navigare sul web. Se non vado errato, si tratta di Google Chrome, ed ha una doppia fotocamera, quella per fare i selfie, quindi quella che si trova nella parte davanti, è da 2 megapixel. Quella di dietro è una fotocamera da 5 megapixel. Ovviamente possiede la radio FM per poter ascoltare la musica in qualsiasi luogo in cui ci si viene a trovare. All'interno del pacco, o meglio della confezione, troviamo le cuffie, con il relativo jack ovviamente. Possiede ovviamente anche il Bluetooth, la torcia di dietro e il wifi, ripeto di nuovo. È nella versione nera, solo questa. La SIM è una SIM piccola, quindi si tratta di una SIM micro, una micro SIM, è dual SIM, va bene? E ha una memoria di ben 2,4 giga in totale, o meglio, che è possibile far, diciamo, che messi, sono messi a disposizione dell'utente, va bene? Ovviamente possiede anche l'alloggiamento per una micro SD, il massimo è di 32 GB, stando a quello che ricordo e stando a quello che è riportato sul web. Ha un Android, beh, oddio, forse secondo me non è proprio un Android, comunque ci si assomiglia molto, ed è un Mocor, se così può essere definito, di Droid nella versione 4.4.4. È l'attacco micro USB e può fare anche video, quindi se volete fare dei video potete tranquillamente e serenamente farli grazie a questo telefono. Ben 230 sono, o meglio sarebbero, le ore di autonomia di questo telefono quando ovviamente è poggiato su una scrivania, su un ripiano, quindi nel momento in cui non lo utilizzate, state fermo a 230 ore circa di autonomia. Va bene? Ecco, io penso di aver detto ogni cosa del Brondi Energy 4G. Nella parte, diciamo così, laterale è di colore rosso, davanti è di colore nero, quindi lateralmente è rosso. Ha un pulsante grande centrale che si chiama OK e fa vedere e c'è l'icona stampata di WhatsApp, quindi penso che se uno va a cliccare, o meglio a spingere il bottone OK, si ritrova de facto direttamente su WhatsApp, senza dover stare lì a scorrere per il menu, che risulta forse anche essere troppo palloso, troppo lungo il procedimento. E questo è quanto, va bene? C'è doppio pulsante, uno per accettare la chiamata di colore verde e l'altro per riagganciare il telefono, quindi uno di accettazione di chiamata, l'altro di chiusura della telefonata. Beh, vi ho detto ogni cosa, il video termina qua, la recensione termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto caro da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia. Ciao e al prossimo video.